E possiamo passare avanti, il Perugia comunque rimane imbattuto dopo 26 giornate, tiene ancora 2 punti di svantaggio nei confronti del Milan, indubbiamente può sperare ancora in un aggancio, anche se la situazione non è più tanto semplice con solo 4 giornate da giocare. Roma-Fiorentina 1-1, Di Bartolomei con la testa fasciata per uno scontro nel corso del primo tempo con un altro giocatore, con un giocatore avversario, realizza su punizione al 6° il gol per la Roma, il gol dell'1-0 per la Roma. Nella ripresa Amenta realizzerà il pareggio con l'azione che stiamo vedendo, tutto da solo, stringe verso l'area e quando è a circa 18 metri in diagonale fa partire questo tiro parabolico che supera Conti, è il gol dell'1-1 in favore e che sigla in effetti il risultato tra Roma e Fiorentina, anche se la Roma può recriminare su alcune occasioni sbagliate clamorosamente direi da Ugolotti su un palo colpito da Pruzzo, sta di fatto che comunque non è riuscita ad andare al di là di un pareggio casalingo contro una formazione, la Fiorentina, che aspira alla Coppa UEFA.